Sensazioni estremamente positive, la campagna prosegue con un entusiasmo crescente e soprattutto con una grande risposta da parte delle abruzzesi e degli abruzzesi. Sono ormai più di 4 mesi che stiamo lavorando con tutti coloro che hanno voluto partecipare alla stesura del programma e adesso inizieremo a presentare i risultati di questo grande lavoro. I risultati di un programma che mi fa piacere ricordarlo è stato scritto ponendo l'accento sulle linee politiche essenziali, linee politiche che sono quelle della giustizia sociale, dell'equità, della solidarietà, del prendersi cura della regione Abruzzo. Il nostro programma vuole realizzare questo, prendersi cura sotto tutti i punti di vista, offrire alle abruzzesi e agli abruzzesi le cure medico-sanitarie di cui hanno bisogno, offrire l'assistenza sociale, lavorare per creare delle occasioni, dei posti di lavoro da offrire ai giovani e alle giovani abruzzesi per poterli convincere a restare nella nostra regione. Noi non possiamo permetterci di avere ancora questa emorragia di risorse, le risorse più pregiate della regione, giovani abruzzesi che lasciano la nostra regione per cercare fuori regione, se non addirittura all'estero, occasioni di lavoro. Dobbiamo invertire questa tendenza, dobbiamo riportare l'Abruzzo su un sentiero di crescita e di sviluppo e questa cosa la percepiamo, questo obiettivo lo stiamo condividendo con un convincimento crescente con tutti coloro che incontriamo in questi incontri elettorali. Ormai siamo entrati nel vivo della campagna elettorale, questo significa entrare anche nel vivo dei problemi, nel vivo delle soluzioni, nel vivo della progettazione di un'attività di governo di cui c'è un gran bisogno in Abruzzo. È una squadra straordinaria. Dico sempre che le idee bellissime che abbiamo messo in pista grazie al contributo delle abruzzesi e degli abruzzesi hanno bisogno di gambe per camminare e la squadra di candidati che oggi viene formalmente presentata con il deposito delle liste è una squadra che queste gambe per camminare direi che le ha, anzi mi sento di dire ha delle gambe per correre.